prima doppietta Federico Tanzi, famoso Easy. Tra l'altro il cavallo ha vinto il Futurity a Verona. Allora, domande cattive. Cattive. No. Abbiamo il podio allargato del Barre Long Beach 2018, Barre Racing, quarta posizione, Federico Redrezza. Non sei riuscito a difendere il titolo, ci sei arrivato vicino. Sono arrivato vicino, però Federico oggi ha tirato fuori il meglio di sé. Bene così, terzo posto per Matteo Bergamini. Cosa pensi di Barre Long Beach, dell'esperienza, del terreno e della manifestazione in generale? Terreno e quest'anno ancora di più all'altezza delle non aspettative, perché comunque con questo piccolo tsunami del giovedì ci aveva veramente fatto rattristare, però Barre Long Beach è sempre la solita emozione, tutto molto bello, affascinante, particolare, e prima o poi vincerò. Alessandra, secondo posto, ci sono stati degli americani, cosa ne pensi di questo arrivo dall'estero? Penso che ci siano state comunque delle belle gare anche da parte di questi rider americani, sicuramente due personaggi rinomati e importanti, quale Lance Graves e Sherry Hall, e che sicuramente hanno potuto dimostrare anche a noi italiani magari qualche gara migliore. Federico, abbiamo fatto l'on plane sia nel pole che nel barrel. Due parole. Fai culo. Sono veramente soddisfatto della Poledra, che comunque a novembre ha vinto il Futurity a Verona e ha dimostrato di nuovo di essere all'altezza di competere a gare molto più importanti da cavalli open. Vuol dire che ce la vedremo tutta la stagione 2019 a questo livello? No, dai. No, beh, ma spero che andrà in America e a fare le gare, e a breve c'è già l'aereo prenotato. Meno male, siamo tutti contenti. Ci vediamo a Barre Long Beach 2019. Barre Long Beach. Anche noi Barre Long Beach.